dire. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi. Che mi porta via, lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea, comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso, non dirmi che è vietato. Sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente. Potrei, potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi. Ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco. Certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi. Ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco. Certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, carta straccia. Non voglio figli, e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco. No, io devo, devo stare in questo momento, devo toccare qualcosa. Cosa vuoi? Fatemi toccare, fatevi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani, italiani nel mondo, italiani che siete a Białatacianska, no, penso di esserci solo io, perché insomma ci troviamo qui sulle montagne, sui monti Tatra, sono le 9 e 4 minuti primi e siamo al 12 di febbraio. Salutiamo i nostri prestigiosi radioascoltatori, alcuni dei quali possiamo anche vedere, sentire proprio. E Riccardo, non sai quanto mi manca il caffè Caruso, il risveglio col caffè Caruso. Qui diciamo sono arrivati al massimo al Nescafé barra già Jacobs, una roba improponibile che ti provoca certi effetti peristaltici che non auguriamo assolutamente a nessuno. Ebbene amici, come sta andando il vostro Sanremo 2016? Devo dire, io sto leggendo alcune critiche, il problema che c'è stato con i voti, però diciamo ieri sul Fatto Quotidiano veniva stroncato,
stroncata, non so, Michelin, cos'è? Io pensavo fosse una nuova marca di pneumatici, e invece credo che sia una cantante, dovrei chiederlo, ecco, a DJ Medini. Comunque, diciamo che gli ascolti per il momento stanno dando ragione alla scelta di questo palinsesto e di questo, diciamo, staff, proprio senza sbagliare una virgola, con Carlo Conti, c'è questo Carco, uno di questi proprio bellocci che purtroppo, solo per il fatto già di essere nati belli, devono giustamente pagare una specie di dazio, però insomma nel suo caso non mi sembra, vabbè, premesso che non sono un grande appassionato di fiction, anzi le trovo tutte stucchevoli, compresa quella in cui prenderò parte ad aprile, ecco, facciamo un po' di marchetta, c'è una fiction polacca che andrà in onda sul secondo canale, quindi Telewizja Polska 2, che va a sostituire Rancho. Ebbene amici, all'interno di questa fiction ci sono due fratelli italiani e io sono uno di questi, il più vecchio, chiaramente, va bene, accettiamo anche questo ruolo, quindi non mi ricordo neanche come, mi chiamo Giorgio nella chiamatemi Giorgio, Giorgio il pizzaiolo, va bene, va bene. Dunque, cosa sto leggendo? Non capisco il messaggio di Davide. Oggi tuo padre fa il compleanno? Beh, se così fosse io farei sicuramente, anzi gli faccio i migliori auguri per i suoi 78 anni, diciamo beato lui che ci è arrivato, e ogni tanto quando cerco di immaginare così la mia vecchiaia, insomma ci siamo già quasi, insomma, perché siamo, no scherzo, vicino ai 50, in realtà pensavo molto peggio, io pensavo così quando ero ragazzo, pensavo che già a 40 anni l'uomo era in una specie di fase di decadimento, invece non è assolutamente così, anzi tante soddisfazioni, siano esse economiche, siano esse sentimentali, perché no, arrivano proprio in questa fase, se così si può dire, di maturità. Bene amici, giusto per introdurre il prossimo contributo audio, devo dire che sono molto scontento con questa marca, che non so neanche quale sia. Allora, il problema dell'iPhone, almeno fino al 6, non ho ancora provato il 6S, è quello della durata della batteria. Se tu sei della batteria, si dice così, se sei un heavy user, quindi qualcuno che non usa solo il telefono, ma centinaia di altre applicazioni che usano a loro volta questo sistema di geopositioning, e non voglio dire più parolacce, insomma, ti trovi a mezzogiorno con il 15% della batteria, e se non hai modo di caricarla, son dolori, perché al giorni nostri, diciamolo pure, il nostro iPhone è un 60% del nostro ufficio, perlomeno per quel che riguarda il mio lavoro personale di vendita di servizi, eccetera, eccetera. Quindi ho comprato questa orripilante, anche perché abbastanza mastodontica, custodia, che dovrebbe fare due funzioni, dovrebbe espletare. La prima, proteggere l'iPhone in caso di caduta, perché sappiamo che anche l'iPhone ogni tanto ci piace, come direbbero in Piemonte, ci piace che si rompe il vetro, e insomma questa c'ha anche una batteria supplementare, ma è la seconda volta che si è, come direbbero i miei amici di Siracusa, si è sminchiato un sistema, perché cioè, dovrebbe caricare automaticamente sia la batteria normale dell'iPhone, sia questa extra batteria, anzi 130. Ebbene, carica solo la extra batteria, e questo mi sta facendo innervosire. Scusate, l'ho fatta lunga, ma adesso mi lamento, perché giusto giusto abbiamo Jerry Valentini dell'Apple Store di Rozzano. Prego. Ciao Jerry Valentini. Sì, sono Jerry. Ciao Jerry Valentini dell'Apple Store. Sì, come stai? Bene, benissimo. Bene. Io so una cosa che magari tu, Roby, non sai. Cioè? Angelo, ieri sera ti devo dire una cosa. Una mia amica ti ha visto il concerto di Max Gazzè. Sì, c'era il concerto. Mi ha detto che eri bellissimo con il tuo look trasandato e la barba lunghissima. Sì. Cioè, non vedo l'ora che ti si rompa il vetro dell'iPhone per vederti. Sì. Ma vieni qua a trovarci sotto la radio, passi di qua. Ma passate voi, scusa. Il mio lavoro è sempre qua, all'Apple Store. Facevi anche quell'altro doppio.
Sì, però adesso sono qua all'Apple Store perché mi hanno nominato File Procurator Activity Proctor Provider Split Added. E cosa vuol dire? Allora, in pratica mi occupo di quelli che devono vendere i prodotti Apple. Cioè, praticamente devo fare in modo che facciano il meno danno possibile di immagine al prodotto, capisci? Cioè, ad esempio, oggi, aspetta che guardo monitor, mi sto occupando ancora di Carola. No, quella ragazza del monitor, no? Sì, ah, ve la ricordate? Quella ragazza che voleva vendere il monitor, sì, no? Sì, sì. Cioè, scusate, vi devo salutare, un attimo. Pronto? Pronto, Carola. Guarda, dai, poverino. Sì? Disturbo, sono Jerry Valentini dell'Apple Store. Di Rozzano. Di Rozzano, sì, bravissima. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Come sai, noi non abbandoniamo mai i nostri clienti Apple. No. Tu, quasi se non ricordo male, vedo qui dalla scheda, volevi vendere un monitor, vero? Sì. L'hai venduto poi? No. Ah, bene. Senti, allora, guarda, ti devo troppo aiutare. Allora, ho trovato un ragazzo che cerca un monitor Apple su un sito di annunci. Adesso lo chiamiamo, va bene? Va bene. Ecco, parlo prima io che sono, diciamo, un po' più tecnico e poi dopo te lo passo, ok? Okay. Va bene. Allora, se riusciamo a venderlo, poi magari mi offri da bere, ok, Carola? Bene. Va bene. Okay. Aspetta che compongo il numero... Pronto? È pronto? Sei Marco? Sì, sono io. Dica. Senti, ho visto il tuo annuncio, se non sbaglio, tu cerchi un monitor Apple usato, giusto? Sì, però da non spendere un cazzo, cioè l'ho scritto chiaro sull'annuncio. Ah, non lo sì, sì, senti, io ho qua una ragazza che praticamente vende un display, se vuoi ti posso far parlare con lei, va bene? Sì, 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 va benissimo, ok, grazie. Ok, te la passo. Ciao Marco. Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mi dici il modello del monitor per cortesia? Apple Thunderbolt 27 pollici. Sì, ok, ma senti, tenuto bene o tipo che ha fatto le battaglie perché ho già preso un'inculata un paio no, di volte e vorrei evitare? No, 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 è tenuto non bene, benissimo, benissimo. È immacolato. Stanno legando. Ma senti, ma lo sai che hai una voce proprio bella? Ma sei fidanzata? Allora, facci prova. No, in realtà no. Grazie comunque. No, ma cioè, io sono fidanzato da un po' di anni, ma sì, ci vediamo. Cioè, sono un pochino stufato, ma ti va se ci vediamo stasera, ci beviamo qualcosa e poi mi fai vedere il monitor? Ma guarda, ci penso. Ma Vittorio, mi aiuti a portare sulla spesa che l'ho lasciata in garage? Aspetta un attimo. Arrivo subito e senti, ti devo salutare che è arrivata la mia ragazza. Sì. Vitto, va bene. Con chi sei al telefono? Sono con mia zia Rosina. Che ci vuole fare la pasta al forno per domenica? No, non è vero, gli ho detto di no perché tanto usciamo. Zia Rosina? Ah dai, passamela un attimo, no, che la saluto. No, no. No, la zia è di fretta. Zia, ci sei? Allora, passo domenica mattina a prendere la teglia, va bene? Sì, sarai al telefono con qualche troia. No. Vittorio, passami la zia Rosina o con me è chiuso. No. Pronto? Zia Rosina, sei tu? Sì, no. No, non sono zia Rosina, sono Carola. Sto Pronto? Cioè, guarda, sono mortificato. Cioè, a volte si trovano delle persone che, cioè, è impressionante. Cioè, pensavo fosse una persona seria, invece niente. Guarda, che voleva spendere 2 lire per un monitor che costa un sacco di soldi. Ma sì, ma non scherziamo. Infatti, anch'io quando ho sentito quello volevo intervenire, poi ho visto che te la sei cavata benissimo da sola. Ciao, ciao, ragazzi. Ed Italia, la radio degli italiani nel mondo. Ciao, bello.
siamo in collegamento. Gianluca, buongiorno Gianluca. Carissimi amici, oggi non voglio commettere errori. Il suo cantante preferito, il favorito? Arisa. Mi piace tantissimo, farei carte false per Arisa. Io la conosco, pensi che siamo amici? Ah sì? Anch'io. Com'è? Molto simpatico. Senta, oggi non voglio fare errori, ma i sono scritti signor Ferrari e signor DJ Angelo. Bravo. Sì, io però voglio dirvi che ho incontrato Nicola Sabino mattina. Ecco, vedi che ho sbagliato. Chiedo fregna, facciamogli tanti in bocca al lupo. Qui è una grandissima festa. Se sente il profumo dei fiori, e mo partiamo col mio gioco. Canta Festivals. Pronto? Buongiorno, carissimo signore. Sono Luca Giurato. Questo è Rai 1. Buongiorno. Ha un minuto per noi? Mi dica. Allora, lei può vincere fino a 15.000 euro in Bitcoin e un soggiorno a Sanremo per 6 persone con 6 biglietti in platea per assistere il festival. Questo è l'applauso del nostro pubblico. Allora, senta, lei seguirà Sanremo per caso? Pensa di sì. L'ha sempre seguito, diciamo. Spesso. Ecco, sempre. Vabbè, insomma, quest'anno si preannuncia un gran bel festival. Giochiamo al Canta Festival Sibla. Oggi è particolarmente fuori. Allora, carissimo signore, per 15.000 euro lei mi deve dire una cosa. Io le faccio ascoltare una canzone cantata da Carlo Conti negli anni 80. Non so se lo sa, Carlo Conti ha avuto un passato da anche cantante. Da cantante, esatto. Che si intitola Through the Night. Parla in inglese, non capisco niente. Esatto, vabbè, pure io. Poi le farò sentire la stessa canzone interpretata da un altro artista. E lei mi dovrà dire chi è il migliore dei due a cantare. Poi il nostro centralone ci dirà se lei ha vinto o non è, oppure non ha vinto. Posso sapere il suo nome? Agostino. Agostino. Grazie Agostino, mi pare dall'accento che o è di Roma lì vicino, perché direi non vedo il monitor. Può essere? Sì, sto a Roma adesso. Però non so originario di Roma, sono dell'Abruzzo. Dell'Abruzzo, però se sai che l'accento romano in questi casi contamina parecchio, benissimo. Allora, andiamo con la versione ufficiale del pezzo cantata da Carlo Conti, eccolo qua. Me lo ricordo. Ma secondo me, non vorrei dire, ma canta meglio il cane che andrà a cantare fra poco. Amici, per ragioni di tempo dobbiamo, diciamo, accorciare, quindi ultima gag e poi entriamo nella discussione di quest'oggi. Unione Civili, Giovanardi, ospite della Zanzara, e quindi ancora un ultimo remake, quello di Annalisa, e poi entriamo nel vivo della discussione. Salutiamo chiaramente tutti quelli che stanno viaggiando in questo momento per recarsi sul posto di lavoro o per andare a concludere affari. Ciao Ben. Sanremo non è un talent, anche se sembra di stare X Factor con anche amici. C'è Noemi di The Voice o era X Factor, non lo so. C'è Bernabei dei Dear Jack, senza Dear Jack. È vero. Che hanno il cantante che viene da X Factor. Che più scegli? Mentre loro sono due amici, Valerio Scanu di Tale, e quale show, ma era anche amici come Deborah, che aveva vinto Amici contro il Dear Jack. Arrivarono secondi come me. Se non mi stai più dietro, prendi appunti, che dopo di riassunti non ce n'è. E allora ci vengo anch'io a cantare con i Reduci di Talent e gli anziani due rapper napoletani. E lei ancora Irene Fornari.
mancano solo Tommasini e quattro ballerini. Ora di X Factor parlerò, dei giudici canterò, comincerò da Risa, poi Morgan ed Elio, che giudicarono con Arisa, Francesca, Michelin, ma solo Morgan c'era, con Fragola dicevo, il cantante dei Diaget, sì, X Factor concorrente, di, tese, di lui nessuno si ricorda niente. Ciao belli. Che fuori di testa. Comunque, grosso modo, abbastanza apprezzamento ho letto per l'esibizione degli Stadio, che hanno ricordato l'immarcescibile Lucio Dalla. Insomma, io non ce la faccio, la mia scusa è che sono in questo momento fuori, diciamo non ho modo di seguire Rai 1, comunque sinceramente non me ne pento neanche un po' di non aver seguito questa così un po' pallosa manifestazione canora. E invece sentiamo cosa ha da dire il buon Giovanardi, che credo voglia fare causa anche a Parenzo. Sì, così ci sono ritretti che stanno vicini ai maledetti della zona, mi pare conseguenziale, perfetto. Allora, dopo un po' di tempo torna con noi. Beh, diciamo che il momento è assolutamente propizio, è assolutamente propizio. Il senatore, uno dei nostri senatori preferiti, il mio, Parenzo, non il tuo, perché sei addirittura in un contenzioso giudiziario di cui non voglio sapere assolutamente nulla. Il senatore Carlo Giovanardi, buonasera, ah, buonasera. Bene. Sì, buonasera. Come andiamo? Bene. Come andiamo? Andiamo bene. Senta, ma io non ho ricevuto ancora nessuna comunicazione giudiziaria. No, arriva, attendo. arriva, non ti preoccupare. Però attendo con fiducia. La giustizia italiana è lenta attendo la giustizia italiana. Attendo con speranza e metto da parte i soldini allora. Ecco, bene. Giovanardi sta zitto perché su questo argomento sta zitto. Però parliamo di una cosa, caro Giovanardi, la cosa sì. È questa, ma davvero, pensi che... Stai zitto, davvero pensi che Elton John non debba stare sul palco con suo marito e magari anche con i figli? Che l'ha detto? Io ho detto che io ho detto il verso che Elton John è a Sanremo, canta sì. Sanremo, sì. È un artista, è giusto che canti, sì. Però di questa overdose sì. Mediatica di cui ovunque spuntano solo coppie omosessuali, coppie lesbiche, l'altro giorno è una trasmissione televisiva sì. E la Sette. Cominciava sì. Con la pornostar cattolica, perché deve essere rigorosamente cattolica. Chi era la pornostar cattolica? Il nome non so, era una della Sette, la intervistavano, dice, c'è un po' il più problema con il bambino di 2 anni, di spiegargli poi la professione che fa la mamma. Allora io dico che a Sanremo canta, fa bene a cantare, però ecco, non deve poi a Sanremo parlare, dici. No, se dovesse parlare ci dovrebbe essere uno che spiega, non so, che un bambino non è un cane o un gatto. Da nutrire basta, un essere umano, un cittadino, ha diritti inalienabili. Vabbè, d'accordo, molte più dei presunti diritti di due omosessuali con le smanie paterne o materne, quindi cioè, ma non ho capito, là, se parla ci deve essere un contraltare, qualcuno. Beh, bisogna che vuole andare lei che... sul palco? Vuole andare no, lei? Però qualcuno che dica che vede qualcosa di mostruosamente sbagliato nel comprarsi dei figli, penso che lo possa dire. Cioè, lei dice, se lui ha intenzione di parlare, se lui ha intenzione di... Innanzitutto, partiamo dal presupposto. Secondo lei, deve parlare, può parlare della questione dei figli o no? No. Solo cantare. Lui è lì per cantare, ha un contratto per cantare, giustamente come gli altri cantanti. Beh, un ospite in teoria può parlare di tutto, Beh, allora bisogna ospitare un'altra persona che, per esempio, dica le cose che ho detto io prima, che come... Sì, no, ma ho capito il concetto. No, come voi sapete, non sono mie, era quella che diceva Oriana Fallaci, ho preso le frasi di Oriana Fallaci, sì. Che magari fosse ancora viva sarebbe in grado, con Elton John, di fare un duetto interessante. Sì. Rispetto è morta a... però, comunque, insomma, sarebbe... Purtroppo è... Però ha lasciato scritte alcune cose molto... importanti comunque canta, cioè ci vuole un Giovanardi, ci vuole un Giovanardi sul palco, diciamo. Ma per carità. Vabbè, Giovanardi c'ha una caratteristica, vi ricordate quando venni da voi e presi una marea di insulti perché parlammo di Tripoli e dicevo che le tombe nel cimitero di Tripoli con Gheddafi era tutta una balla, né in cielo né in terra, perché non c'era a Tripoli assolutamente una situazione rivoluzionaria e quindi stava per nascere veramente in Libia un disastro. La gente ha satanato, ha bevuto fino in fondo quello che Sarkozy gli ha voluto fare. Allora? E vi ricordate quando 2 anni e mezzo, 3 anni fa dicevo che il vero problema non è quello dei diritti o delle discriminazioni,
ma ci saremmo trovati di fronte a uno scoglio enorme, che era quello della compravendita degli ovociti, dei bambini, sì, non ho capito, dunque, io non ho capito chi. No, voi, anche voi mi dileggiavate dicendo che non esisteva, no, questo problema. Beh, no, nella legge, Cirinna la questione dell'utero in affitto non c'è. Adesso, scusami un attimo. Perfino Vespa ha dovuto dire che non avevo capito nulla. Vespa ha detto un mese fa sul Carlino, non avevo capito nulla, cioè non avevo capito qual era l'importanza della posta in gioco. No, mettiamo ordine un istante prima che mi arrabbi, ma non mi arrabbio. Mettiamo ordine. Uno. Elton John, andiamo su Elton John. No, no, uno con ordine, in 30 secondi. Primo, uno. Per fortuna Giovanardi si limita a fare le leggi e alle volte per fortuna non passano e non a fare la scaletta di Sanremo. Questo è già un passo in avanti, primo punto da tenere molto presente. Secondo, no, però lui dice un'altra cosa, lui, no, dice, ma siccome lui ha detto che non siccome può cantare, che deve cantare, non deve parlare di niente. Io non ho mai visto, gli artisti parlano e hanno l'impegno civile, può piacere o non piacere, può essere considerato incivile l'impegno di Elton John, ma non è questo il tema. Di che Giovanardi ci venga a dire che Elton John, io immagino la scena, che Giovanardi ha bisogno di un contraltare. No, ma immagino, ma quale contraltare? Ma che contraltare è Elton John? Ma facciamo scherzare. No, lui dice, siccome Sanremo prima serata, siccome siccome che sposta l'opinione, aspetta, quello, aspetta, aspetta. Dire? Beh, probabilmente lui pensa che sposta l'opinione, adesso glielo chiediamo. Sposta l'opinione dei parlamentari che dovranno votare. Aspetti, Giovanardi, adesso andiamo. Io riassumo, siccome lui dice, no, prima serata Sanremo. Prima serata, io non dico che sono d'accordo, per me Elton John può dire quello ma che vuole, non mi interessa. Sei qui che lo coccoli, no! lo accarezzi. Oddio, come... ho detto che per me può dire quello che vuole Elton John, sto dicendo un'altra cosa, sto cercando di riassumere quello che dice Giovanardi. Perché... io ti ho detto che lasciatelo dire a Giovanardi quello che dico, lasciatelo dire, no, a me. Allora, ci vuole un contraltare sul palco, giusto? Scusate, poiché io... sono quello che paga la RAI, perché mi trattengono non so quante centinaia di euro, sì, perché la TV di Stato è una TV non libera, ma è una TV che deve garantire imparzialità. Oggi per esempio un signore che ha rappresentato più o meno 1 milione di persone in piazza, che ha detto, caro Elton John, canta, ma non ti azzardare a usare la mia TV, la TV di Stato, sì, Gandolfini. Sì, per fare propaganda. Allora, Gandolfini è lo stesso che ha detto che non si fa sesso se non per procreare, solo per piacere, no, giusto per inquadrare il personaggio. Però io vabbè, non l'ho mai sentito dire questa come cosa. No, sul palco, sul io palco. No, ma non l'ha mai detto una cosa. Come no, glielo faccio sentire chiaramente. Ma fatemelo sentire. No, glielo faccio sentire, fra poco glielo faccio sentire. Fatemelo sentire. Adesso non si preoccupa, questo glielo recupero. Fatemelo sentire. Beh, Giovanardi, lei sarà stato distratto in quel momento. Ha detto sul palco che il sesso si fa solamente per procreare, non per piacere. Così ha detto. Ma perché? Ma magari, ma io non dico che è un crimine. Era stato distratto. Io le cose che scrivo le documento sempre. Te lo dico io, era distratto, era impegnato a parlare in casa. Vabbè, non ho capito. Siccome c'è un signore che rappresenta 1 milione di persone, è stata la Family Day. Fatemelo sentire. E dunque adesso un attimo, lo recuperiamo, mica siamo. Però intanto oggi ha detto una cosa assolutamente giusta. E che il palco della TV di Stato, pagata da me, non deve essere usato per propaganda di nessun tipo. Ho capito, ma se lui va là e gli fanno delle domande, gli fanno delle domande sul allora gli farei anche, posso fargli una domanda anch'io? Perché qui la tabella, no? Perché l'altro, cioè, vuoi fare una domanda anche tu, Carlo? Poiché lo giudice ha detto in Parlamento che non è vero che questi bambini vengono comprati, io ho qua la tabella che dai 170.000 euro, 170.000 euro in California, in quelle zone, fino ai 70.000 euro invece in India, in Thailand, ma questo nei che paesi c'entra? Poveri. Ma cosa allora dicendo? Vorrei chiedere a Elton John cosa gli è costato comprare l'ovocita da una donna. Quanto, ma lui te lo dice magari quanto... No, non me lo dice, perché mi dice anche le difficoltà che hanno i figli. Ma magari non hanno difficoltà. No, invece ce ne hanno. Ma magari i suoi non ce le hanno le difficoltà. Ma sarebbe importante fare una discussione su questo discorso. Cioè tu dici che se vai sul palco a Sanremo a parlare di queste cose ci vuole qualcuno che faccia da contraltare. Io dico che lì va. Ma vai tu, fatti invitare pagato, a fare delle domande, sarebbe bellissimo. Ma io non sono un cantante. Sarebbe ma no, in questo caso lui non è invitato lì perché ha fatto dei figli. Mi ha detto c'è anche Nicole Kidman. Benissimo, se Nicole Kidman hanno fatto la stessa roba, non sono d'accordo. Con Nicole Kidman sono d'accordo, con Oriana Fallaci sono d'accordo. No, ma ho capito, ma che cosa bisogna fare allora se va là a parlare di queste cose? Che la schiavitù è c'è uno schiavista secondo te, Elton John? Vabbè, assolutamente sì, ha schiavizzato delle donne, le ha pagate, ha approfittato del bisogno. Uno schiavista. È uno che ha fatto un contratto in California per mettere al mondo un figlio, e non è uno schiavista, la schiavitù è un'altra cosa, la schiavitù. Carlo, però, su questo... Scusami se te lo dico, un attimo solo che c'è la pubblicità. Io posso capire uno che contrae l'utero in affitto, ma non che sia la schiavitù. Un attimo. Siamo con il senatore Carlo Giovanardi, NCD, e siamo anche con ovviamente Davide Parenzo che oggi collegato da Siena. Tra poco me ne sono andato dall'NCD sbattendo la porta. Ah, già è vero, sì.
proprio per questa questione. Che è gruppo misto. Cruciani, senti che bello questo. Anche se non ho bambini, mi sento usata, sfruttata come una mucca che partorisce vitelle destinate al mattatoio. E poi continua. Chi è? Sempre la stessa. Sì, che offesa, umiliata, mi indigna il silenzio, l'ipocrisia, la vigliaccheria che circonda questa vicenda, cioè delle persone che si comprano i figli in giro. È una femminista mondo. Francese, chi è questa? No, qua? è sempre Oriana Fallaci. Ah, la Fallaci, Sempre la, ma ho capito, ma questo... Io parlo con un conservatore, perché mi ha veramente, l'altro giorno, quando Cruciani ha risposto, un signore che riceve la verità, cioè quello che ha scritto nella sua opinione dissidente, uno dei quattro, dei nove della Corte Suprema Americana, che hanno detto, ma è chiaro che a questo punto noi, avendo legalizzato il matrimonio uomo-uomo, dovremmo legalizzare anche il matrimonio delle tre donne e l'uomo, o viceversa, che ci chiedono, avendo una comunità d'amore, di vivere assieme. Cioè, non mi e dica... Cruciani a questa obiezione ha risposto, ma no, ma non si può, il matrimonio è sempre stato due. Sì, nei paesi occidentali, progrediti, eccetera, il matrimonio sarà sempre a due. È sempre stato uomo e donna. Sì, d'accordo. Poi a un certo punto in qualche paese ha pensato di introdurre il matrimonio omosessuale. E allora rispondimi logicamente, perché tre persone che si vogliono bene, perché... se il fondamento del matrimonio è l'amore, ma non possono sposarsi. Ma l'amore di coppia, ma l'amore di coppia. Detto? Ma ho capito. Cosa dice un conservatore come Cruciani? Ma scusa, non sarà fatto così. Ha avuto tre figli da tre donne diverse. Se le vuole sposare tutte e tre perché si vogliono bene. Cioè tu dici che introdurre l'unione gay può portare all'introduzione della poligamia. Ma l'ha scritto il presidente. No, ma io voglio sapere quello che pensa Giovanardi, no? Quello che pensa. Io penso esattamente come il presidente della Corte Suprema Americana, che in questa evoluzione è inevitabile che se il parametro per il quale le persone possono sposarsi è l'amore. Sì. Vittorio Sgarbi, adesso lui me ne vorrà lui contare il matrimonio. Sì. Ma se volesse mettere pari tutti i suoi tre figli, sì, che sono nati da donne diverse, che fa? Dovrebbe sposare tutte e tre. Vabbè, ma non lo farà mai perché è contro il matrimonio. Allora io ma però... se ne dovesse sposare una sola, gli altri due figli sono discriminati. Allora anche nel matrimonio si potrebbe fare tra qualche anno, che ne so, anche il matrimonio uomo che animale. Perché i conservatori si imbrogliano, perché Cruciani, quando ha risposto in quella maniera, era imbarazzatissimo. Perché avendo sdoganato dopo un milione di anni il matrimonio uomo-uomo, non sa cosa dire quando uno gli dice perché il paletto è la poligamia. Ma chi lo mette il paletto? Non ho capito, il paletto è il rapporto a due, ma è sempre stato così. Ma scusate, non me lo mettete neanche due uomini che in natura non possono avere figli? Perché io l'ho detto in Parlamento e lo ripeto a tutti gli ascoltatori. Due uomini in un'isola deserta riescono a generare un figlio? No. E allora come fanno a mettere assieme un figlio? Lo comprano. No, tu dai alla parola comprare un'accezione negativa. In realtà è un contratto che si fa tra una signora che ha bisogno probabilmente di soldi, assolutamente, e due signori, un signore, il quale gli dà lo sperma per metterlo nel suo corpo, per stare incinta 9 mesi, certamente non è una cosa semplice, però non capisco la tecnica, perché deve valere per mantenere in vita le persone? Per i cani e i gatti non è permesso, perché la cerina lo sai che l'abbiamo detto, perché visto, deve letto. Stare tra le braccia della il cucciolo deve stare tra le braccia, ma è peggio nei così. Nei canili di Roma non si può allontanare il gattino e il cane appena nato dalla madre, perché avrebbe dei traumi. E dunque chi fa queste cose, secondo te, oltre ad essere uno schiavista, che cos'è? Un criminale? Un criminale? Un criminale. Infatti a Strasburgo il Parlamento Europeo e le femministe a Parigi stanno introducendo dunque, il reato secondo te universale. Lo giudice è un criminale? Il senatore lo giudice e si è comportato da criminale. In Italia sì, è un criminale. Certo, in Italia, se lo fai in Italia è un reato, ma ho capito, ma è un criminale, uno schiavista pure lui. Perché? Tanto ci vuole il bombardamento ormonale per produrre ovociti che sono invasivi e dannosi per la salute. Ma io rispetto questa opinione, però io ma non è che non la rispetto. E la povera sciagurata che in India si vende il suo corpo perché deve mangiare o perché muore di fame e diventa un forno. Sì. Dove una, due, tre volte gli fanno fare Parenzo, le gravidanze e poi gli portano via il bambino. No, ma ho capito, quello veramente sono casi limite. Parenzo, assolutore in affitto. Sei d'accordo drammaticamente con Giovanardi? Posso avere dei dubbi, sì, come Giovanardi. Su tutto, però, se in natura esiste Giovanardi, perché in natura c'è anche Giovanardi. Adesso lo sta insultando. Parenzo ti sta insultando adesso, dai, su. Ma Parenzo adesso, quella roba che aspetta, gli sta arrivando, quindi ne parleremo in altra. Parenzo, ma non puoi dire se in natura esiste Giovanardi. Aspetta, ti dico di più. Vai avanti. Aspetta che sto tremando per l'arrivo della querela. Vabbè, ma dai, smettila, su. Posso dire un'altra cosa che mi viene in mente? Magari ne parliamo un'altra volta. Sì, sì. Ti sei accorto che hanno sparato in testa un carabiniere?
ammazzandolo come un cane, solo perché aveva arrestato due persone che avevano una marea di precedenti, e la roba è finita in ottava pagina. Beh, ma che c'entra? Che... Ne parliamo un'altra volta. Questo, No, ne parliamo un'altra volta. Ne parliamo un'altra volta. No, Parenzo, continua quel discorso. Scusa, no, continua quel... Se in natura esiste Giovanardi. Sono lontano questa volta, non in studio. Se in natura esiste Giovanardi, ne siamo tutti contenti perché è un prodotto della natura. No, ma tu lo dicevi in un altro senso, comunque. No, dai, no, nel senso è naturale. È un prodotto della natura. Giovanardi, cioè esiste in natura una persona che si chiama Giovanardi con quel corpo e con quelle idee. Esiste Giovanardi in natura. Ce ne facciamo una ragione. Giovanardi deve ammettere che in natura esistono anche gli omosessuali, perché sono un prodotto della natura, come Giovanardi che è un prodotto della natura. Non sono cose naturali gli omosessuali, ma Giovanardi? Non c'è dubbio. Come sì, io ho appena letto la poesia di Pasolini, bellissima, dedicata a sua madre. Una poesia straziante, bellissima, di questo amore assoluto che aveva per la madre, perché la maggioranza degli omosessuali, direi tutti, hanno un rapporto speciale con chi li ha messi al mondo e soprattutto la madre. Quindi non si capisce perché debbano privare il bambino che nasce di questa... Oh, ti ricordo anche una cosa, senti lo sfoggio di erudizione incredibile. Pazzesco. Hai mai letto il verso Incipe parve puer risu cognoscere matrem? No. Sì, Virgilio, che scrive... Parenzo, Virgilio non era cattolico, era leggermente pagano. Chi è questo? Diceva, incomincia il bambino a riconoscere nel sorriso la madre, perché se un bambino non ha il sorriso della madre e dei genitori, senti che dice Virgilio, né un dio lo degnò della sua mensa, né una dea del suo letto. Cioè diceva, è talmente sfortunato un bambino a cui viene privato il rapporto con la madre, che non avrà né un dio che vuole andare a tavola con lui, né una dea che vorrà piacere. La cultura classica, come lei sa, c'ha anche l'amore sassico, c'ha tante altre cose. Infatti Cesare era il marito di tutte le mogli. Ma assolutamente. Quindi ma i romani e i greci andavano a letto con i ragazzini, appunto, ma, ragazzini. Ma non si sposavano. Ma se dicevate a Giulio Cesare, dopo che era stato con le mogli e con i mariti, perché lui attivo, mica passivo, perché quelli passivi, se gli dicevi che doveva sposare quelli un passivi uomo, che facevano? Vi palava vivi. Ma senti in tutte le civiltà, in tutte le religioni, senti in tutti i conetti, ovunque il matrimonio era fra uomo ma perché e donna. Allora non il matrimonio uomo-cane? Forte. Uomo-cane o uomo-animale? Questo è il terreno sigilloso su cui mi volete portare, ma se andate a vedere su internet, se andate a vedere in giro per il mondo, c'è già un'aberrazione terrificante, c'è già chi si mette su questo piano. Ho capito, ma non perché ci sono bambini. Ma non perché ci sono le unioni gay, però. Ma anche con i bambini. Ma che vuol dire? Ma le unioni gay, a me va benissimo, scusa, a me due gay che si vogliono bene, che stanno assieme. No, evviva, se uno allegria. Ammette l'unione gay dal punto di vista della legge, il matrimonio, non è che poi automaticamente si passa, c'è il pericolo dell'unione tra uomo e animale, questo voglio dire. Ma chi ha detto questo? Io dico che ci sono delle cose che in natura non sono superabili. Se in India sposano le bambine di 10 anni e legalmente lo possono fare, io sono fieramente contrario che una bambina di 9 anni possa andare a sposare un uomo. Senti, di 60 ma la parola anni. Checca tu la useresti? È sbagliato usare la parola checca come ha fatto Formigoni? Ma io non so cosa ha combinato. Ha utilizzato la parola checca isterica. Perché ha fatto quella cosa lì. Non... Tu non lo usi la parola checca isterica, si può anche usare. Io guarda, una volta invitate l'Alessandra Gracis, che è quel grande avvocato cassazionista che l'abbiamo già invitata. Bene, bravi. Allora io sono d'accordo con, sapete chi? Gli omosessuali, i transessuali normali. Transessuali normali che significa? In giro con le piume, con le penne, col culo fuori, gay pride, a fare, o fanno le prostitute, o si vantano, con quelli che fanno il loro lavoro, sono ho grandi. Capito, cioè i transessuali, quelli che non appaiono, diciamo, coi transessuali... Ma quelli che non vanno a, per esempio, a fare le prostitute, si vantano di fare le prostitute. Fare le prostitute mica è un delitto, cioè... Ma chi lo dice? Ho detto che ci sono le FBAL, giustamente, che hanno sono donne, però sono anche uomini, hanno l'attributo virile, eccetera, eccetera, e sfruttano questa loro caratteristica. Cioè tu sei d'accordo con le transessuali che non si tagliano il pisello, insomma? Cioè no, che si tagliano, che se lo tagliano, scusami. La cosa è molto seria, no tagliare, perché se lo atrofizzano e diventano definitivamente donne è un conto. Ma è febbal, se vai a scrivere l'anagrafe come donna, e poi continua a generare bambini come uomo perché c'è gli attributi virili, ma non c'è un po' di confusione. Non genera nessun bambino la signora febbal, nessuno. Si manda lei che può generare come, l'avete vista? Sì, può generare, vale, le foto, con le cure ormonali, ma perché tu l'hai vista col pisello di fuori la signora febbal, scusa. Ma basta andare su da Gospia. Beh, insomma, quello è vero. Ma quello che vi voglio dire è che ci sono... Non milioni, perché una quota di omosessuali, transessuali normali, grandi nell'editoria, nell'imprenditoria, nel giornalismo, in Parlamento. E poi sono discriminato io, torno a dirlo, io non ho mai fatto né sindaco di Modena né presidente della regione. Sei discriminato perché? Crocetta e Nichi Vendola sono stati eletti nelle due regioni più omofobe
d'Italia, cioè, dicono. Se tu direi due volte presidente della regione vivono, cioè, con un uomo. Tu stai dicendo che gli tu stai dicendo che in Italia gli eterosessuali sono più discriminati dei gay. Beh, sicuramente le donne, ci sono 30.000 donne che ogni anno vengono ammazzate, violentate, offese. Vabbè, quello abbiamo 48 denunce in tutta Italia fatte dalle organizzazioni gay al Ministero degli Interni, mettendo assieme tutti le offese. Cioè, tu dici che in realtà la storia delle offese è 48 contro 30.000. Cioè, sono in realtà i veri discriminati sono gli etero, non gli uomini. No, ho detto che c'è un overdose ormai nei media, sì, che è una roba che va fuori dagli occhi, non se ne può più. Ed è forse una ragione per cui l'80% degli italiani, sì, casualmente la penso come me, e più il tempo passa nei sondaggi, più gli italiani la pensano Parenzo, come me. Chiudi, dai. Che c'è? No, ma no. Guarda, la cosa più agghiacciante, se si può dire, che ho sentito questa sera, è questa immagine di Giovanardi che fruga nelle mutande della gente. Cioè, che fruga nelle mutande di che? Che guarda, se quella c'ha il pisello, se non c'ha il pisello. No, appunto, fruga nelle mutande. Che fruga nelle mutande. Fruga nelle mutande, Giovanardi. E la legge Cerinà che si inserisce per dare la reversibilità deve andare a controllare che cosa fa. Io non ho capito, io perché lei deve frugare nelle mutande. Io non voglio frugare niente, io voglio che uno faccia quello che gli pare. Guarda che è incredibile, dici no, quello c'ha il pisello, quello non ce l'ha, quello se l'è tagliato, quello se l'è tagliato. Sostenete una legge che discrima, sapete che con quella legge lì i due uomini prendono la reversibilità e un uomo e una donna che hanno dei figli e che non sono sposati non la prendono la reversibilità? Sì, sì, di cosa stiamo parlando? Va bene. Le unioni civili sono solo fra uomo, uomo e donna, donna, eh? Ciao, grazie. Le coppie di fatto eterosessuali? Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao Carlo, ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Allora, usciti da questa overdose giovanardiana, grande battaglia, e beh, no, dobbiamo... Infatti, aspetta che mi devo un attimo riprendere, mi sa che mi faccio una vodka, perché altrimenti sto male, guarda. No, no, sto male. Arriva la querela. Mamma mia, come... Come tremo. No, devo fare gli applausi a un signore, di cui abbiamo il cellulare, magari. Dico Giovanardi, lei va tutto titillato, lo hai. No, no, assolutamente sono totalmente contrario a quello che dice. Ma lo titilli, no, ma sono totalmente contrario a quello che dice. No, 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 ma sono io sono Giovanardi, penso in un modo, io la penso esattamente all'opposto di quello che pensa Giovanardi. Invece tu sei d'accordo con Giovanardi sull'utero in affitto? Assolutamente sì, sull'utero in affitto. Beh, non c'entra niente le parole, sei tu d'accordo con Giovanardi, non io. Diciamo le cose come stanno. Sei No, no, ma sei d'accordo? Devi avere ma lascia, devi avere il coraggio di dire sono d'accordo con Giovanardi. Faccela, cerca di dirlo. I muscoli della faccia si bloccano, non riesco. Sono d'accordo con Giovanardi, dillo, sono d'accordo con Giovanardi. D'accordo. Non ce la fai, non ce la fai. Eppure sei d'accordo, sei d'accordo. Solo assolutamente. Allora, voglio dire una cosa in più. Dimmi. Perché in natura Giovanardi esiste, gliel'abbiamo detto in faccia, perché mi pare poi lui non so perché. Sì, no, tu come al solito sei partito in un modo, poi ti sei tirato indietro. Vabbè, comunque. Non mi tiro indietro per niente. Sì, sì, se esiste Giovanardi in natura. Arriva la querela, arriva la querela. Poi allora è arrivata la querela, ballano tutti. È arrivata la Dio, dai, forza, vai al sodo, dai. No, no, devo fare il trenino con l'attore che sono qui. È arrivata la querela. Giovanardi mi querela. Allora. C'è un sindaco in provincia di Vicenza che ha detto: ci vuole una legge che non ammette interpretazione da parte dei giudici. Tu vieni dentro casa mia senza essere invitato per delinquere, ti sparo e chiamo il camion dell'umido. Ho capito, chi è questo qui? Beh, un tizio che si chiama Valerio Lago, in un paese in provincia di Vicenza. Ora io dico, al di là della parola, perché riconosco tutti quelli. Il paese si chiama Tezze sul Brenta. Tezze sul Brenta, come no, certo, Tezze sul Brenta. Allora, Valerio Lago, poi non si capisce perché ha tolto questo post. Scusami, su Facebook. Fammi indovinare, è della Lega? Credo di sì, credo fammi di sì. Indovinare, scusami, sì. È della Lega? Però io sono d'accordo con lui, Immaginavo. Cioè, al di là dei modi, delle espressioni, non mi sembra una cosa così strana. Cioè, ha detto ci vuole una legge che non ammette interpretazione da parte dei giudici. Tu vieni dentro casa senza essere invitato dentro casa mia, senza essere invitato per delinquere, io ti sparo e subito dopo chiamo il camion dell'umido. Adesso lascia perdere il camion dell'umido, questo ha colpito la sensibilità di qualcuno. No, ma il concetto è molto semplice, via. Non ci vogliono interpretazioni. Vieni dentro casa mia, io dentro casa mia posso fare quello che mi pare, questo è il punto fondamentale, fondamentale. Ma c'è un altro signore che mi sta molto simpatico, un signore di cui poi ti racconterò, fra poco ti racconterò le gesta, un signore
con insomma, che ha reagito ad una rapina vicino a Pordenone. Un tizio che si chiama Claudio Uliana, che è titolare di una compravendita di auto nuove usate a Pordenone, il quale ha visto dei ladri, ha reagito, colluttazione, eccetera, eccetera, e poi ha dichiarato quello che ti sto per leggere. Eccolo, tutti i ladri sono avvisati. Se entrano in casa mia, gli taglio la testa. Ho due macete. Ti dico solo questo. Questo ha detto. Esatto. C'è il traffico, il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, traffico. No. Giorgio Montanini e Padre Pio. Torniamo per un attimo sulla vicenda di Padre Pio, Padre Pio. C'è scritto proprio: a mezzanotte in convento andava a trovare il diavolo e lui corcava tutte le sere, lunedì, martedì, mercoledì, i confratelli, no, quelli che stavano lì con lui, dicevano: mo' arrivato, mi sentiva le botte sopra, dice, mi sa che è arrivato, Nessuno mai che gli ha dato una cazzo di mano a Dio, siamo 40, vaffanculo, no. E ho pensato, ma l'inferno, il diavolo è il re dell'inferno, com'è? Puttane, cocaina, alcol e rock and roll. È una cazzo di festa. E mi volete far credere che a mezzanotte, nel bel mezzo della festa... Scusate, devo andarmi in appio. Ma dai, Belze, rimani, ti facciamo un pompino, io lo so promesso, poraccio. È il numero uno assoluto, Montanini. Resta il numero uno. Il numero uno. Ma molti ascoltatori, Parenzo, ci hanno mandato dei messaggi sulla vicenda Toscani, no? Che ha segnato un po' questo fine settimana di critiche molto forti da parte di Toscani a Padre Pio dopo la dichiarazione alla Zanzara. Io le riassumerei queste dichiarazioni di Toscani a qualche piccola frase toscaniana, qualche piccola perla toscaniana, direi. Madonna, Padre Pio, guarda, me lo attaccate su quella mumia. Ma non è possibile. Chi è? Come mumia? Sei in fila per Padre Pio o no? Anche tu, credo, che tu, credo che tu sia in fila per Padre Pio. È la cosa più schifosa che io conosca. E poi ci sono le stigmate col sangue, le crostine dei suoi fazzoletti. Ma è una roba oscena, da Tommaso. Ma questo trasporto della salma, come lo vedi? Il trasporto della mummia? Una cosa ridicola. Ma ci sono milioni di persone che ci credono, scusa, ma, vabbè, no, ma non è terribile, è offensivo. Parenzo, milioni di persone credevano nel nazismo, va bene? Beh, ma che c'entra Padre Pio col nazismo? Quale? Preciso identico. Ma da uno che fa i soldi vendendo le foto, ma cosa cazzo vuole, Toscani? Ma cosa cazzo vuole? Due foto. Anche mia nonna sa fare due foto, cazzo. Oliviero Toscani si è fatto i soldi con le fotografie dei malati terminali di AIDS. Chiaro? Oliviero Toscani, presidente dell'universo. Sì, comunque vorrei dire una cosa, la domanda mi nasce spontanea, come diceva qualcuno. Ma chi cazzo è sto fotografo del cazzo? Ma chi è da poter sparare tutte ste minchiate? Oliviero Toscani. Allora ragazzi, intanto il Gay Center, il cui portavoce si chiama Fabrizio Marrazzo, replica le parole del segretario della Lega Nord alla Zanzara: Salvini vuole censura in Rai, anche i gay pagano il canone. Salvini vuole ripristinare la censura in Rai, il canone lui non lo paga, ma i gay, come tanti italiani, sì. Ricordiamo che Salvini ha detto proprio in apertura di trasmissione qui alla Zanzara che Elton John si deve limitare a cantare, non deve parlare di unioni e adozioni sul palco all'Ariston. Vabbè, tanto io lo so perché l'ho ascoltato, forse anche voi. Luca da Belluno, anzi prima andiamo a Patrick da Roma, poi Luca da Belluno, Stefano da Roma. Vai, Patrick, Roma. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera. Allora, innanzitutto volevo dire questo. Io sono un ragazzo gay di 42 anni. Sì.
ho un compagno che ha due figli, perché poi in realtà viene da un matrimonio. Beh, questa è una situazione interessante, cioè il tuo compagno ha due figli da un precedente matrimonio. Il mio compagno ha due figli da un precedente matrimonio. Sì. Da un precedente, da un matrimonio. È un medico, da un matrimonio che è finito, nel senso che adesso hanno avuto anche il divorzio e stiamo lavorando per poterci sposare noi, per poter creare questa specie di famiglia che... che è tanto contrastato, insomma. Bravo. Vabbè, tu vuoi creare una famiglia con questo tuo compagno, cioè ti vorresti sposare in realtà? Io assolutamente mi vorrei sposare. Noi cioè ti vorresti sposare come ci sposiamo, come ci possiamo sposare io e Parenzo, non insieme? Io diciamo. Io mi voglio sposare come i miei genitori mi hanno insegnato che deve essere fatto tra due persone che si vogliono bene, indipendentemente. Sì, ma tu vuoi il matrimonio con tutti i crismi, cioè nel senso vorresti un matrimonio simile a quello tra gli eterosessuali oppure ti accontenti anche di questa sorta di formazione? Non so qual è un matrimonio simile a quello degli eterosessuali. No, dal punto di vista istituzionale, no? Dico, dal punto sì, di vista vari, nel senso sicuramente voglio una cosa con una festa dove ci saranno i nostri amici, dove purtroppo vabbè, la festa si può fare pure senza la festa si può fare a prescindere. Se quello, perché io penso che anche gli eterosessuali comunque mirino a creare un giorno divertente, allegro, oltre a quello dei diritti personali a cui andranno incontro. Vabbè, tu, insomma, tu vuoi sposarti? Io voglio sposarmi, forse con la consapevolezza maggiore di quelli che sono i diritti. Anche ma chi te lo fa fare, amico mio? Ma chi te lo... Io, è una cosa un po' scherzosa, per me figura, io sono a favore del matrimonio esattamente come tra gli eterosessuali e per l'adozione, per cui con me sfondi una porta aperta. Però la domanda sorge spontanea, ma chi cazzo te lo fa fare? Questo dico io. Ma sai chi è che te lo fa fare? A volte è proprio quel senso di bambino che è qualcosa di non possibile che ti crea veramente quella voglia di volerlo affrontare. Nel senso che forse lo puoi affrontare. C'è la difficoltà, c'è il fatto che ma non ci sia. Ma più che la difficoltà è proprio la proibizione di un qualcosa in cui tu credi e in cui tu sei stato cresciuto, perché comunque noi italiani crediamo e veniamo cresciuti in questa forma di famiglia, anche se poi vedi, io ascoltavo l'intervista che avete fatto prima con il senatore Giovanardi, sì, e posso capire, anche se poi sai, nella realtà io non è che mi sento molto rappresentato da persone che secondo me non rispettano neanche la cultura in cui io vivo, ma per cultura io parlo anche di cultura scolastica. Vabbè, ma ci sono soltanto... poi non è che sia l'unico rappresentante in Parlamento, penso... Giovanardi. No, assolutamente no, però io penso. Ma tu vuoi anche fare un figlio, Patrick? Beh, io fare un figlio come non fare un figlio nel senso che non farlo tu col tuo compagno perché non lo puoi fare, ma insomma avere un figlio che ne so con l'utero in affitto? Assolutamente sì, ma questa è una mia assolutamente mi piacerebbe adottare un bambino perché penso di essere adottare oppure fare un figlio con l'utero in affitto. Io sono a favore per un discorso di adozione. Perché cioè non sei a favore dell'utero in affitto? No, non è che io non sono. Cioè quello che ha fatto Elton John, domani sarà Sanremo, quello. Ma guarda, quelle sono tutte cazzate, nel senso, cioè nella realtà di quello che ha fatto una persona con quello che è il suo modo di sentire, lo fa appunto e basta. Quello che gli uteri in affitto non sono stati creati per i gay, gli uteri in affitto sono stati creati per quelle coppie eterosessuali che non potevano avere figli, non è per il gay, cioè non è gay che ha inventato questa cosa. Vabbè, quello Patrick, soltanto... allora qual è la tua considerazione finale, diciamo, rispetto a quello che hai ascoltato? Che ne so, che ci volevi dire? Al di là del fatto che ti vuoi fidanzare, cioè ti vuoi sposare e vuoi avere un figlio? Allora, sicuramente io vorrei dire questo. Innanzitutto, i bambini che attualmente esistono in Italia da coppie omogenitoriali sono bambini che esistono e forse io penso che sia giusto. Ma i due figli del tuo compagno hanno rapporti con te? Cioè, sanno che tu sei il compagno, che tu sei. Assolutamente sì. Cioè, vi baciate davanti a loro? Guarda, il più piccolo ha 10 anni da una settimana e io e lui siamo insieme da 9. Quindi tu calcola che viviamo insieme da 9. No, ma ho capito, vi hanno visto baciarvi? Questo voglio dire. Cioè mano nella mano, abbracciarvi, dormire insieme, che ne so. Ti posso raccontare una cosa? Sì. 4-5 anni fa eravamo a una festa di amici, eccetera, sì, e c'era anche il più piccolo dei figli. Sì. A un certo punto l'abbiamo messo a dormire perché era tardi, era luna, insomma, c'aveva sonno, eccetera. Ci siamo messi accanto a lui sul letto per farlo addormentare. Lui a un certo punto ha preso la mia testa, la sua testa, le ha avvicinate per farci baciare, ci ha guardato, ha sorriso e poi si è addormentato. Cioè vi ha fatto baciare lui? Bellissimo. Cioè vi ha preso le teste e vi ha fatto baciare. Sì, perché sa che ci vogliamo bene. No, ma io figurati, io guarda, sono convinto che... Ma è interessante un'altra cosa, scusami, sapere che dice la ex moglie. La ex moglie di lui, naturalmente. Allora, guarda, inizialmente è stata una grossa catastrofe, nel senso perché sicuramente lei ha dovuto affrontare un qualcosa a cui non era preparata, né psicologicamente né forse per cultura né e per poi invece adesso immaginati la ex moglie, no? Che a un certo punto il marito con due figli le dice amore,
sono innamorato di... E lei è andata così, è andata esattamente così. Ho capito, ma come reagisce con i figli? All'inizio voleva togliere i figli? All'inizio lei ha creduto di poter affrontare questa cosa e di poter far cambiare idea a lui. Gli ha fatto capire che lei sarebbe stata vicino a questa situazione, che sarebbe stata di passaggio. Cioè lei dice no, sarà una cosa di passaggio che tu hai, affrontiamo questa cosa. Chiamala di passaggio. Appunto, dopodiché quando amico mio, lei all'inizio non ha capito esattamente com'era la situazione. You never come back, si dice, no? Esatto, you never come back. No, lui e però, poi, non tu. Tu magari sei sempre stato omo, o no? No, io ho avuto le mie. Sì, non mi sono mai scusato. Aspetta, padre, che però se mi dai un attimo, io mando la pubblicità, perché poi ti voglio chiedere qualcosa sulla moglie, insomma, sull'ex moglie del tuo attuale compagno, sia sulle parole checca, frocio, finocchio, eccetera eccetera, perché io so che tra di voi, io credo che tu e il tuo compagno ogni tanto la parola frocio, finocchio e checca tra di voi l'ha usato un attimo. Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Cruciani, ho la ragazza d'accordo con Mauro da Mantova, cosa devo fare? Cruciani, dopo 3 giorni di genitori dell'amorosa per casa, stasera lei non c'è, loro se ne sono andati e io ceno da solo ascoltando la diretta. Oh. Lasciate perdere, padre Pio, io quando ascolto la Zanzara mi faccio i cannoni, d'erba. Luciani, sono in pieno hangover, allora ho detto mi ascolto un po' di Zanzara, ma ho dovuto smettere perché ogni volta che sento parlare il signor Parenzo David mi viene da vomitare in una maniera pazzesca e quindi ho dovuto chiudere il podcast. Cruciani, amico mio, sono in Giappone ad Osaka ed ecco i famosi cessi che ti puliscono il culo automaticamente. Tac, selezioni, bagno bidet e poi muovi. Tac, esce e ti spruzza. Cioè questo ha mandato il video, Parenzo, ha mandato il video. No, non ho dubbi. Ma tu non hai idea, ma è pieno di gente che mi manda video di cessi che autopuliscono. No, ma è una comunità, io me ne rendo conto, effettivamente è una comunità meravigliosa, variopinta, fatta di pazzi scatenati. Ma la questione è questa, in 30 secondi se sì, mi permetti. Prego, prego. Oggi, come sai, sono in trasferta a Siena da mia figlia, quindi sono fuori purtroppo dagli studi e me ne tolgo perché non partecipo a quell'emozione che c'è. Sentita al telefono la trasmissione, constato che è piena di pubblicità. Sì. Vuol dire che è molto ascoltata. Sì, esatto. Se sono vere queste due cose, proporrò immediatamente alla dirigente della Confindustria un ritocchino a rialzo per il contratto. Perché? Ma per chi? Per chi questo? Per il sottoscritto Parenzo, che è diventato capanna quando rivendica diritti. Ma fa il culo, va. Allora, eravamo con Patrick da Roma che invece ci stava raccontando. C'è tanta pubblicità, però guarda, questo è oggettivo. Che ci stava. Che al telefono... Sì, d'accordo, uno si accorge di più della pubblicità. Per chi l'ascolta, perché io sono a Siena, quindi mi tocca stare al telefono. Un conto è stare lì in cuffia che vedi, fai, ma al telefono c'è tanta pubblicità. Vabbè, c'è tanta pubblicità. Ottimo. Adesso non rompere i coglioni e sentiamo di nuovo Patrick da Roma, il quale. Ci stava raccontando del suo rapporto col compagno, con i due figli, con l'ex moglie del compagno, che non capisco se come l'ha presa, cioè male, all'inizio che male e adesso quello andiamo, quello adesso te lo dico, ma inizialmente l'ha presa sicuramente male, cioè per forza. A questo punto si rende conto che suo marito in realtà non è quello che lei si immaginava. No, gli piace un'altra cosa, giusto? Gli piace un'altra cosa, ma è vero, è verissimo. È così. Nel senso, a un certo punto te ne fai una ragione, però guarda, l'intelligenza di questa donna è stata quella nel farci comunque, allora non ha mai messo lui contro i figli e questa è una cosa che secondo me era da donna abbastanza. Cioè non ha detto tuo padre è diventato frocio. No, l'ha odiato a lui profondamente ma in maniera matura, lasciando da parte quelli che potevano essere i figli, nel senso
ha fatto in modo tale che lui potesse avere una vita completamente. E a lui non ha detto, e a lui non ha no, detto. Attento, a lui non ha detto io. Non voglio che tu frequenti, non voglio che i miei figli frequentino. No, 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 no. Ragazzi, no siamo... all'inizio sì, però poi. Sai che cioè, noi siamo andati a vivere abbastanza in fretta insieme, per cui a un certo punto ha dovuto sottostare a questa cosa. Senti, vi chiamate tra di voi Frocio, Finocchio, Checca o no? Frocio, Finocchio, Checca no, Zoccola sì però. Ah, Zoccola, questo è interessante, Zoccola, la mia Zoccola. Scusami, no, voglio dire una chi cosa. È che siete alla pari o c'è qualcuno che è maschio e più femmina così nei rapporti? No, c'è sempre qualcuno che è un po' più, forse leggermente più recettivo rispetto a... Ma dillo, tanto qui è una trasmissione... Io sicuramente... No, lo so, guarda, io la tua trasmissione l'ascolto sempre, non sono magari io, comunque sì, se quello sono più passivo posso essere sicuramente io. Tu sei più passivo e lui più attivo, diciamo. Cioè tu sei più zoccola o no? Sei tu più zoccola? No, la zoccola indipendentemente dall'essere attivo o meno, la zoccola è una... Che vuol dire zoccola? È una condizione diversa. Che vuol dire? Cioè, che vuol dire? Zoccola significa quando vi chiamate... Se te lo dici quando scherzando magari tu guardi un altro che magari... Che zoccola che sei, messo anche con la voce normale, mica con la voce da la parodia dell'omosessuale, che zoccola, anche no. in maniera molto no. Sì, no, senza parodia, no, non facciamo parodia. Lui detesta le parodie. Nel no, senso però siamo... permettimi questo, sì, perché. A te interessa la moglie in realtà. No, la cosa più interessante, ma anche l'ex per... moglie, vabbè. No, ti spiego questo. Chissà perché ti interessa l'ex moglie, devi confessare qualcosa, no? No. E che ne so, io sappia, per una donna è molto più facile, ovviamente, accettare che il marito la incorni con una signora, con un'altra. Ma chi te l'ha detto sta cosa? Te lo dico io. Ma non è vero. Ma non è vero. Sondaggio scientifico. Questo non lo so. Questo non lo so. Nel senso che nella realtà, guarda. Cioè è meglio il marito frocio che il marito traditore, guarda, puttaniere, me, dici? No, il contrario. È meglio il marito che sicuramente, diciamo. Sicuramente ti metti di fronte a una situazione che non ha, appunto, non ha ritorno. Nel senso non hai nulla da confrontarti con quell'altra persona. Esatto. Questo è vero. Questo è assolutamente vero. Cioè però non lo puoi più recuperare, dire, capito? Non hai più armi. Dire, non è che se ti rifai anche le dire che metti in discussione sì. tutto quello che è stato il rapporto precedente. Prima, avuto. Certo. Nel senso che tu dici cazzarola, io a un certo punto... Non ci ho capito niente. Con una persona non ci ho capito niente. Va bene, grazie anche Patrick, perché... grandissimo. Okay. Ciao. Grazie ciao, a voi, ciao. Lo facciamo solo noi. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Ok. Dunque, amici, siamo alle 10.02, abbiamo sforato di due minuti, però volevamo desideravamo augurarvi un buon weekend, godetevi Sanremo, voi che potete, io qui nei Monti Tatri, credo di aver terminato la mia lunga settimana bianca, non ho sciato per carità, però quest'oggi cercherò di non rompermi l'osso del collo, perché stiamo per affittare dei velocissimi quad per andare a sfidare ghiaccio, neve e quant'altro. Amici, comportatevi bene, saluto a tutti, al Vaccagli, a Massimiliano, a chi più ne ha più net, New Web Agency Top Web from Ostrolenka. Mi raccomando, lunedì torneremo insieme finalmente dagli studi di Varsavia, e quindi che dire, statevi buono, comportatevi bene e che venga il migliore a Sanremo, e che va già a dire. Un saluto speciale agli amici di Radio ID Italia. Yeah.